Bene, eccoci, buonasera a tutti e a tutte, cari amiche e cari amici. Siamo collegati dalla pagina Facebook della Biblioteca Arduino per le opinioni dintorni. Le opinioni dintorni, Voci del Territorio, la rubrica a cui abbiamo dato il via nel luglio dell'anno scorso, è una rubrica che ascolta le voci di personaggi, riferimenti che sono riferimenti significativi del nostro territorio, del territorio dell'area metropolitana torinese, piemontese in generale. Sono figure che ci possono raccontare il loro sguardo su che cosa succede nella nostra area, nella nostra società oggi, che ci possono raccontare anche del passato. Come sapete, abbiamo avuto anche rappresentanti di diversi ambiti professionali che ci raccontavano l'evoluzione della loro professione, del loro mestiere negli anni, nei decenni, a volte anche proprio attraverso il racconto della trasmissione generazionale del saper fare. Approfondiamo temi che riguardano la storia locale, la flora, la fauna, insomma, sono veramente diversi e sfaccettati gli sguardi che riusciamo ad avere attraverso questa trasmissione. E con me sempre Miresi Fissore, che saluto e che ringrazio, che è moderatrice sempre di questi incontri e anche organizzatrice. E poi saluto naturalmente la biblioteca e i bibliotecari e le bibliotecarie che ci consentono tutto questo. È un grande piacere con noi avere come ospite l'ingegner Giovanni Varetto, che saluto e che ringrazio. Grazie, ciao. Ciao Giovanni, l'ingegner Varetto, se vorrà, ci potrà anche raccontare del suo punto di vista più professionale. In realtà è qui con noi oggi per una sua grande, bellissima passione che insomma, ha portato ad alti livelli, che è quella della fotografia. Perché, come molti di voi sapranno, l'abbiamo pubblicato più e più volte, lo pubblichiamo sulle pagine Facebook della biblioteca e non soltanto, è in corso alle Fonderie Teatrali Limone a Moncalieri, appunto questo magnifico teatro che viene gestito principalmente dal Teatro Stabile di Torino, ma in cui naturalmente anche la città di Moncalieri ha una parte di organizzazione, di eventi, eccetera. Abbiamo organizzato nel foyer appunto delle Limone questa mostra dal titolo Una mostra fotografica dal viaggio dentro, un viaggio dentro proprio con le fotografie di Giovanni Varetto. Aggiungo solo una cosa, è una mostra che potrete aver visto altrove, adesso Giovanni ci racconterà. Abbiamo voluto fortemente averla a Moncalieri, poterla presentare a Moncalieri, dove rimarrà visibile fino a quasi a fine giugno. L'abbiamo voluta inaugurare per celebrare il 25 aprile. Fa parte delle tante iniziative che sono state realizzate per quell'occasione, per questa importante occasione, e racconta il viaggio, appunto, il viaggio all'interno del carcere Le Nuove di Torino. In particolare, ci siamo soffermati, inaugurandola in quei giorni, anche sul tema della memoria degli ebrei, dei partigiani, che tra il 1943 e il 1945 furono lì imprigionati per aver difeso la libertà. Ecco, io partirei da qui, Miresi, se sei d'accordo, e vi Certo. lascio la parola. Bene. Io Certo. rimango, lo dico per chi ci segue, rimango collegata qualche minuto, poi mi devo spostare su un'altra riunione, ma poi ci sono di nuovo per i saluti finali. Intanto, ecco, mi fa piacere, scusate, solo ricordare, Giovanni, se me lo consenti, che Giovanni Varetto è proprio un moncalierese doc, Certo. e quindi questo ci tenevo a dirlo. Va Ma bene. è nato e vissuto per 50 anni, più di 50 anni in Ecco. Italia.
Bene, mi scuso se non resto tutto il tempo, ma comunque vi seguo, ecco. Va Grazie. bene. Grazie a Grazie lei. Laura. Allora, andiamo a conoscere Giovanni Varetto. Giovanni Varetto, ingegnere, come ha detto Laura prima, che è in pensione, giusto? Con Certo. tempo libero. E io so che si dedica al volontariato come suo merito presso un'associazione di cui adesso ci illustrerà i compiti e la ricchezza di questa associazione, tutte le cose che fa lui per questa associazione. E poi alla fotografia. E allora, come prima domanda, no? Perché affinché lei ci possa anche parlare di questa mostra fotografica, non soltanto da un punto di vista organizzativo, ma anche emotivo. La prima domanda è: come è nata la passione per la fotografia? Guardi, la passione per la fotografia risale agli anni 60, quando avevo 16-17 anni, perché ho frequentato parecchie volte a casa di un mio carissimo amico, il cui papà faceva il fotografo come secondo lavoro. E mi sono subito appassionato nel vedere queste attività di camera oscura, vedere l'immagine che pian piano si evidenziava nel bagno e poi successivamente tutto il trattamento dell'immagine, gli ingrandimenti, eccetera. Ed era un mondo tutto da scoprire. E da quel momento mi sono appassionato anch'io e poi ho ottenuto, proprio nell'anno della maturità, una bellissima camera, fotocamera, che era la Rolleiflex, che utilizzo ancora attualmente. È una veramente una bomba di macchina fotografica. Ha fatto la storia negli anni 60, non so se ricorderete i famosi fotoreporter sulle lambrette. Ah, Dicevano sì, che certo. c'erano più fotocamere, Rolleiflex e lambrette che turisti a Roma in quel periodo, no? Ed è stata utilizzata da molti fotografi di prestigio. Ha le sue difficoltà operative, perché è una macchina analogica e quindi non si può vedere qual è il risultato dello scatto se non dopo aver apportato altre variabili, che sono quelle dello sviluppo e poi quelle della stampa. Quindi la sorpresa è quella poi di poter vedere solo a posteriori e a fronte di altre procedure come è riuscito lo scatto. E questo da una parte è una difficoltà, ma dall'altra è una motivazione, è una sfida che piace perché Certo. si dà un valore aggiunto, diciamo, con la propria esperienza a quello che è la parte specifica e la prima, che è quella dello scatto vero e proprio. Quindi ci vuole anche più immaginazione, Ci no? Da vuole parte di chi fa le immaginazione. fotografie. Scusate la voce, Perché? ma sono così. No, no, mi dispiace. Ci va un po' di predisposizione per capire come sarà lo scatto dopo averlo visto soltanto nel vetrino Sì. della Sì. fotocamera, in sostanza. Quindi c'è più coinvolgimento E ad quindi usare c'è una maggior necessità di fare attenzione ai parametri di scatto, mentre adesso col digitale si possono fare scatti multipli e si vedono immediatamente nel display delle fotocamere qual è il risultato, almeno in prima battuta, e quindi si può eventualmente correggere e direttamente sul posto magari acquisire delle immagini successive che sono migliori rispetto a quelle del primo scatto. Invece con la macchina analogica questo non si può fare. E infatti, nel corso del mio progetto, più volte mi è capitato di ritornare nello stesso punto dove avevo inquadrato un particolare che
secondo me era interessante, ma doveva essere presentato con una certa condizione di luce piuttosto che un'altra, con una, un rilievo maggiore o minore di certi particolari, sono tornato sul posto e ho rifatto degli scatti rifatto. Arrivare alla soluzione che ritenevo più, più giusta. Sì, sì, quindi ha bisogno di uno studio più approfondito, insomma, sì, più dedizione. Conoscere i parametri fondamentali della fotografia, ma questo è abbastanza banale perché grosso modo anche chi fotografa con la fotocamera digitale li conosce, qualcuno solo mette sull'automatico ed è finita lì, insomma. E poi c'è tutto il lavoro di post-produzione, che nel caso dello scatto in analogico è molto molto limitato, nel senso che si possono operare delle piccole equazioni sui toni del bianco e nero e quindi far apparire in fase di stampa un qualche particolare in più sui neri, cioè sulle parti più scure, piuttosto che sui bianchi, sulle parti più chiare, però non si può ovviamente perfezionare un lavoro come è possibile adesso con le tecnologie di Photoshop e di questi programmi che praticamente compigliano completamente quello che è lo scatto. Diciamo che hanno la loro valenza artistica anche queste modalità, però io sarà per l'età, sarà per tradizione, sarà perché l'ho usata tanti anni, preferisco in certe condizioni e su certi argomenti, su progetti impegnativi, preferisco usare la più sintonia con la macchina fotografica, la stampa, la camera oscura. Nel progetto sul carcere c'è anche una motivazione, oltre a questa motivazione diciamo di sfida, di soddisfazione personale, c'è anche una motivazione di coerenza storica, perché la Olaiflex è nata nel 1926 o giù di lì, e il mio progetto riguarda un periodo storico letto all'interno del carcere particolare, che è quello dal 43 al 45. E allora, quando ho deciso di fare questo progetto, sono proprio già partito col piede di volerlo fare esclusivamente in analogico. Ho capito. E perché? Scusi se l'ho interrotta, è stato. No, prego, prego. Per fare una cosa in più e nuova rispetto a quello che era stato il mio percorso di fotografo dilettante amatoriale fino a quel momento, perché. Quando poi ho deciso di portare avanti questo progetto, ho pensato che sarebbe stato importante portarlo avanti fino in fondo. Quindi, contrariamente a come operavo in precedenza, e cioè scattavo con l'analogico e poi facevo scansionare i negativi per poi fare la stampa con i plotter in modo, diciamo, più moderno, in questo caso ho voluto fare anche lo sviluppo e la stampa, diciamo, per conto mio, secondo i miei criteri. E allora, non avendolo, mi sono documentato sulle procedure di stampa, ho comprato l'ingranditore e nel 2019, di inizio progetto, mi sono dedicato anche alle operazioni finali di sviluppo e di stampa, così dall'inizio fino a conclusione ho portato avanti questo. Sì. No, sorrido perché secondo me viene fuori i suoi studi, cioè il fatto che lei è un ingegnere, no? E quindi la sua matrice, può darsi che secondo me viene fuori, giusto? Guardi, è capitato, a parte l'intenzione, diciamo che la spinta è stata data da un mio caro amico che, vedendomi scattare casualmente con la Rolleiflex, mi ha regalato un libro sullo sviluppo e stampa. Mi ha regalato un libro, non ho ancora letto nulla. E mi sono divorato questo libro in due giorni.
da ingegnere, secondo me. Preso appunto sì. lo sfizio, poi diciamo la, sì, sì. No, no. Di portare fino a fine lavoro questa iniziativa. Senta, invece da un punto di vista emotivo, no? Perché ha scelto questo soggetto, cioè le carceri? Come è nata questa idea? Perché so che ha fatto questo percorso con col Calogero. Signor Calogero Modica, Calogero che è il presidente del Museo delle Carceri e delle Nuove di Torino. Presidente del museo. Perché si è avvicinato lei a questa tematica? Che cosa l'ha indotto a rappresentare questi dolori? Il tutto è nato da una visita al museo che ho fatto nel settembre del 2016. Mi ricordo che era un giovedì e Calogero Modica, che è diventato poi mio carissimo amico, nonché l'autore dei testi, dei pensieri che stanno sul progetto editoriale, e mi ha accompagnato a visitare il carcere per la prima volta. Io non sapevo neanche che ci fosse un museo del carcere vecchio, delle nuove. E la visita è stata talmente intensa e le parole che lui ha accompagnato ed è solito accompagnare comunque guidando i visitatori a vedere il museo, mi ha molto colpito, tant'è che ci siamo subito scambiati due parole sull'argomento, ma immediatamente ci sono tornato una seconda, una terza, una quarta volta. E vivendo con lui questi, perché ogni volta che andavo con lui, e lui non da solo perché faceva le visite, diciamo, di gruppo agli ospiti del museo, ogni volta c'era un pezzo di realtà, un pezzo di storia, un pezzo di pensiero che usciva dalle sue parole e che io verificavo nei fatti guardando i luoghi. Ho pensato in quel periodo, già eravamo orientati grazie al nostro gruppo F8, che è un gruppo fotografico che fa parte dell'Associazione Unione Artisti di Chieri, eravamo orientati ad iniziare a fare fotografie su progetto, cioè non degli spot, ma a cercare di presentare una storia nella sua complessità e non solo il classico... Sì. Fotografia o di ritratto o di ambiente o la fotografia macro, eccetera. E allora, con quest'ottica, io ho immediatamente allacciato le due cose, ho trovato un nesso fortissimo e mi sono impegnato, diciamo, per un paio d'anni per far sì che questa idea che avevo di fare un progetto sul carcere fosse realizzabile. Finalmente poi nel 2019, grazie anche a Calogero, che nel frattempo era diventato un mio carissimo amico e ci eravamo scappati molte idee su questa ipotesi, e grazie anche a lui sono riuscito ad avere l'autorizzazione di percorrere tutto il carcere, sia nei luoghi già diciamo autorizzati dalle visite, sia anche nei luoghi dove normalmente i visitatori non hanno accesso, e quindi ho praticamente avuto una maggior motivazione per arrivare a definire questo progetto, che poi è risultato essere appunto una serie di fotografie e il libro, che è nato anche grazie a Calogero, che ha saputo mixare i suoi pensieri e legare in qualche modo alle fotografie che io pian piano stavo producendo e sviluppando. Sì, quindi è stata una buona collaborazione. Una buona collaborazione in cui lei, diciamo così, ha espresso, penso, immagino, da quello che lei mi sta dicendo ora, il suo pensiero, che potrebbe essere interpretato come fotografia, come denuncia sociale, perché secondo lei la fotografia può essere uno strumento importante di denuncia.
sociale, di stimolo alla sensibilità delle persone. È uno stimolo a pensare, a fare una riflessione, è uno stimolo a far sì che nel caso specifico certe cose non si dimentichino. Diciamo che forse le fotografie in sé, viste in un ambiente asettico e magari non conoscendo che cosa c'è dietro, non conoscendo la storia per cui sono prodotte, potrebbero essere anche abbastanza poco significative. Il progetto prende un corpo e una sua valenza importante, perché è un progetto di sintesi tra i pensieri di Calogero e le mie fotografie. Molto spesso lui ha preso spunto da una mia fotografia per creare un testo, che poi è un testo che in certi casi ha dei riferimenti storici per chi conosce la storia, in altri casi è solo un testo di fantasia, ma è detta un'emozione. Un'emozione sua. Molto spesso lui ha visto delle mie fotografie, magari ha preso atto anche di particolari che nella suo lungo periodo di guida magari non aveva colto. Quindi in qualche caso io l'ho stimolato, in qualche caso leggendo i suoi scritti sono stato stimolato a approfondire il discorso fotografico e a rendere quel prodotto che è brutto. Ah, bene, questo c'è stata una unità di intenti, insomma. Adesso, ecco. E come forse aveva già accennato anche Laura, queste fotografie che adesso sono visibili al foyer, sono una parte del corpo più importante di fotografie e di testi che sono esposti in forma permanente all'interno del museo nel primo braccio tedesco. E quindi diciamo che è stato inserito questo in un programma di visita tutti i venerdì alle ore 17. Si può prenotare sul sito del museo e avere la possibilità di vedere la mostra. Siamo sempre ogni venerdì io e Calogero che accompagniamo i visitatori e questo mi fa molto piacere, insomma. Certo, una cosa importante, perché una testimonianza storica importante, vuol rendere sempre attuale questa storia, questa parte della storia. Sì, so che lei è anche molto attivo sul territorio. Lei abita non più a Moncalieri? No, io non abito più a Moncalieri, mi sono trasferito a Montaldo Torinese dal 2006 e in questo piccolo paesino di 700 anime, un po' qua sulla collina vicino a Chieri, ho preso, diciamo, conoscenza dell'esistenza di questa associazione che si chiama Montaldo Cultura, e avendo del tempo disponibile nella prima fase ho collaborato con il presidente precedente e i volontari nel promuovere qualche iniziativa che era più adeguata alle cose che sapevo fare o comunque di cui avevo conoscenza. Quindi ho programmato sono riuscito a realizzare delle mostre fotografiche a Montaldo, a Scholz, nei paesi vicini, e delle conferenze su temi specifici di fotografia o di arte, e poi successivamente ho anche avuto l'incarico di gestire di persona l'associazione, in quanto sono stato nominato presidente, e da quel momento lì insomma ho avuto un motivo in più per cercare di passare dei messaggi culturali e vivacizzare anche un po' il territorio. Abbiamo organizzato dei concorsi, il primo anno, 4 anni fa, un concorso fotografico, poi l'anno successivo un concorso d'arte dove hanno partecipato circa 40 artisti di Chieri e dintorni,
Abbiamo fatto poi una giuria tecnica, dei premi, insomma, ed è stata una cosa bella perché tanta gente è venuta a Montaldo, ha visto i luoghi, ha preso atto delle bellezze del luogo, dei boschi, delle case, del castello, insomma, di quello che anche dal punto di vista turistico, quel poco che riusciamo a presentare, insomma. Ed è comunque un motivo per creare socializzazione, perché persone di Chieri che conoscevo sono venute a Montaldo, ho conosciuto persone di Montaldo e viceversa, quindi si crea una rete, si crea un gruppo, che adesso ogni cosa che organizziamo la condividiamo anche nel territorio. Adesso per esempio il prossimo 28 luglio facciamo una gita al centro storico di Pavia, e quindi un modo buono ho esteso insieme di conoscerci agli amici di Chieri, a Pavarolo, a Montaldo, eccetera, e quindi è un modo anche per passare una giornata e con l'occasione del visitare i monumenti e le cose importanti di una città. Il suo rapporto con i giovani, cioè il rapporto di queste associazioni con i giovani, com'è? Guardi, difficile, problematico, facile? Con i giovani purtroppo non abbiamo un grosso riscontro, perché è sempre una domanda problematica la mia. Specie a Montaldo non ci sono, se ci sono sono veramente pochi. Pochi? Sì, perché Montaldo è un paese, come l'ho detto, insomma sono 720 abitanti e per lo più è a caratteristiche molto contadine, quindi è sviluppato su una grossa area con scarsa densità. Negli anni precedenti, adesso forse c'è un'inversione di tendenza, è un pochino più apprezzato anche come residenziale, ma negli anni precedenti era un po', diciamo, è brutto dirlo, ma un posto per venire nel post lavoro per poi tornare al lavoro a Torino, insomma. Un dormitorio. Purtroppo non c'è data anche la scarsa presenza di bambini anche piccoli, non c'è una scuola, i bambini, quei pochi che ci sono, vanno a Valdisero o a Chieri, e quindi è difficile proporre delle attività specifiche per una platea di giovani ragazzi di 18-20 anni. Ecco. Forse questa cosa riusciamo a farla meglio nell'ambito dell'altra associazione, che è appunto quella a cui avevo accennato, del gruppo F8 di Chieri, che fa parte dei Montaldisti, nella quale sono anche coinvolto come direttivo, e lì, siccome programmiamo dei corsi specifici, cioè di fotografia base, di avanzata, ritratto e quant'altro, e oltre che a corsi di incisione, di pittura, eccetera, allora lì c'è un bacino d'utenza che è un pochino più disponibile, ma proprio anche a livello numerico. A Montaldo è difficile. Sì, è più difficile. Posso dire che ultimamente... Però lei mette in risalto il fatto che se si organizzano delle tipo corsi di pittura, di fotografia, delle attività che possono interessare una platea più ampia di persone, che coinvolge anche i giovani, un successo con i giovani è possibile, cioè avvicinarli in questo modo. Sì, sicuro. Ma alcuni sono molto interessati, alcuni sono molto interessati. Sì, certo. Sì, ora veniamo da 2 anni in cui abbiamo potuto far poco anche con loro. Certo, per la pandemia. Gli ultimi corsi di fotografia che abbiamo fatto sono stati fatti all'aperto, tutti all'esterno, non più in aula. Adesso abbiamo ripreso e quindi questo aiuta anche la didattica, perché bene o male il fatto di stare raccolti in un'aula è vero che fa un po' scuola, però secondo me crea delle basi interessanti.
Sì, quindi. Ultimamente, per quanto riguarda i giovani, abbiamo però intrapreso un'attività in collaborazione con un'altra associazione di Montaldo che si chiama Give a Drop, che è stata creata da poco e che fa capo come responsabilità operativa ad un mio carissimo amico, nonché vicino di casa, qua di Montaldo, che si chiama Daniele Romeo ed è un reporter umanitario. Lui lavora per le associazioni delle missioni consolata, l'UNHCR e altre ONG e va in giro per il mondo a documentare delle situazioni tragiche, soprattutto per quello che riguarda la vita vissuta dei bambini e delle donne. Ultimamente è stato in Camerun e ci ha riportato giornalmente i suoi contatti e le fotografie che via via riusciva a realizzare in questo periodo in cui comunque è andato a documentare la creazione di una scuola presso queste, diciamo, tribù, perché sono posti assolutamente poco abitati e vivono in condizioni tremende. Nel mese di gennaio siamo riusciti ad organizzare prima a Montaldo, diciamo per adulti tra virgolette, e poi in novembre e poi a gennaio abbiamo organizzato a Alessio Monti di Chieri una serata di presentazione della sua attività nei campi profughi del Libano, siriani e palestinesi. E allora lui ha raccontato in modo molto semplice, molto, diciamo, non professorale, la sua esperienza, e garantisco che sentire queste cose ti lascia veramente qualcosa in più. Certo. Tutto documentato con delle fotografie splendide che tra l'altro sono diventate patrimonio del Liceo Monti, quindi è sempre un pezzo di memoria che resta. Che resta. Ovviamente per i giovani, però siamo in un'area geografica in cui abbiamo del materiale Vabbè, ma la buona volontà è una gran cosa, insomma, l'entusiasmo determinato anche dell'esperienza di vita è fondamentale. Molto volentieri. Adesso direi che il tempo purtroppo è passato, aspettiamo Laura che ci raggiunga per chiudere lei, perché lei è la tecnica in questa situazione. Vediamo se riesce a raggiungerci. Vedo che non arriva. Aspettiamo un minuto. Sì. Vediamo un po'. Allora, un attimo che mando un messaggio. Siamo in diretta, quindi le cose vengono fatte così in modo molto spontaneo. Abbia pazienza. Va bene. Comunque, io saluto lei, la ringrazio moltissimo. Grazie, è stato veramente molto bello ascoltarla per il suo impegno proprio anche di tipo. Mi ha fatto piacere parlarne perché ci tengo e come vede, insomma, lo faccio. Sì. Quello che faccio lo faccio col cuore. Certo. È molto piacere che le cose che faccio siano apprezzate e valutate per quello che sono. Certo. Esatto. Vedo che Laura non ci raggiunge. Adesso. Vabbè, vediamo ancora un attimo. Aspettiamo allora, un attimo. Fatto una piccola apparizione lì di fianco. Mi pare. Sì. Sì. Non la vedo. Intanto le faccio, allora possiamo continuare, le faccio un'altra piccola domanda, così riusciamo a tamponare la situazione.
perché la diretta è così, è come una sorpresa, come la macchina. Come quando manca il collegamento col reporter sul campo, che il conduttore. Esatto, no, è come avere una Rolex, uno solo a situazione finita, potevo fare così, potevo fare così. E così invece bisogna inventarsi un po' le cose. Spero che ci raggiunga. Comunque le faccio un'altra domanda, così inganniamo il tempo, perché la domanda anche che volevo farle è importante, che è quella della musica. So che lei ha una passione per la musica, giusto? Ah, sì. Io ho cominciato a suonare a 5 anni di età il pianoforte, sono andato accidenti. A scuola fino a 18, e lì facevo musica classica, poi mi sono stufato della musica classica, nel frattempo eravamo negli anni 60 e c'era un altro tipo di musica all'orizzonte, per cui mi sono facilmente adagiato sulla musica rock, e poi ho iniziato a suonare un po' il sassofono, poi il flauto, insomma, ed è una passione che continuo a seguire anche adesso. Sì. Ci troviamo spesso con dei carissimi amici e facciamo le nostre piccole sedute musicali ogni lunedì o 10 giorni. Adesso poi sono stato contattato da un altro gruppo, tutto over 60. Vabbè, una Marcorda, va bene. Facciamo musica rhythm and blues e quindi insomma è un bel divertimento. Sì. Anche questo va bene. Occupa un po' di tempo. Un po' di tempo in modo allegro e anche difficoltà a gestire le priorità, nonostante la creatività. Tempo per fare le cose. Realtà, certo, la creatività fa sempre bene. Adesso mi dimentico di andare a prendere l'acqua, ecco, tanto per dire. Insomma, vabbè. Senta, io la ringrazio, la saluto e adesso proviamo a fare una cosa, come con la Rolleiflex, proviamo, ci stacchiamo e penso che così possa andare bene, perché lei non può più farlo lei direttamente. Grazie. Grazie a lei, allora, grazie dell'intervista, perfetto. Grazie mille, arrivederci, a presto. Arrivederci. Saluto tutti e ringrazio tutti quelli che si sono collegati. Alla prossima.